Bella a tutti ragazzuoli e benvenuti in questo 30esimo episodio della nostra Master League, signori. Intanto una buona domenica a tutti voi, io sono Maullo e oggi continuiamo la nostra avventura con la Roma, signori, che nello scorso episodio abbiamo fatto il nostro esordio in Serie A e abbiamo vinto contro il Bayer Leverkusen 2-0, vittoria che assolutamente non mi aspettavo. Detto questo, signori, prima di partire col video io vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto che state dando a serie e al canale. Vi ricordo di iscrivervi al canale, che abbiamo l'obiettivo di raggiungere i 2000 iscritti, signori, e ho bisogno del vostro aiuto per raggiungere questo traguardo. Allora, prima di tutto io ringrazio per tutti i commenti che mi lasciate su questa serie, signori, per i consigli degli acquisti da fare. Siete molti a dirmi di non comprare giocatori troppo forti per, oltre a squilibrare il campionato e a indebolire le squadre avversarie, anche per dare un sugo diverso alla serie. E voglio ascoltarvi, ho fatto una cernita, ho visto i nomi che mi avete suggerito. Mi avete suggerito McCarthy, Mboma, Amukaki. Amukaki della Nigeria non l'ho trovato, signori, non, a meno che non abbia un altro numero. Andiamo a vedere la Nigeria, ma io Amukaki della Nigeria non l'ho trovato. Ditemi voi se è uno di questi, ma io Amukaki, o forse non è scritto così, sarà scritto in qualche altra maniera, non l'ho trovato. Quindi ditemi voi un attimino. In tutto questo anche Materazzi non c'è, signori. Mi avete chiesto eventualmente di provare con un giovane Materazzi, ma non ho trovato nemmeno lui. In tutto questo io ho trovato due idee. Allora, una che mi piace tanto è quella di andare a prendere comunque qualche giocatore della Roma. E quindi, siccome in difesa non siamo messi benissimo, però più che il difensore centrale ce l'ho un nome che voglio andare a prendere, ma non lo prenderemo oggi. Voglio andare a prendere il pendolino Cafu, signori. Il pendolino Cafu ce lo portiamo a casa, lo mettiamo sulla fascia destra dietro Babangida, così quella fascia diventa devastante. Ci costa 30, lo andiamo a prendere al posto di, allora, Stromer, Djuric, Valer, di Jorga non si toccano, a posto di Cellini, che tanto non vede il campo nemmeno non vede il campo dal 15-18. No, Cellini ce lo teniamo, andiamo a levare Negtagal, tornatene in Danimarca con la valigia oramai vuota, perché le speranze le perse strada. Salutiamo Nategal, sembra una medicina, il Nategal. e abbiamo comprato il buon Cafu, signori. E un altro acquisto che andiamo a fare di un giocatore che ho trovato così cercando più e meno è questo della Jugoslavia, signori, questo Stajkavic, che secondo me, messo come trequartista, rende parecchio. Costa 26, è alto 1,76, ma come passaggi c'ha 19, tecnica 19, dribbling 18, è un po' lento, velocità 17, accelerazione 15, ma così manteniamo un attimino la suspense, praticamente non ci potenziamo troppo. Non è il Dejan Stankovic che conosciamo tutti, perché qui, Dejan Stankovic, quello che però gioca nella Lazio, non so chi sia questo Stojkovic. Non lo so, è il numero 10, non, scrivetemelo nei commenti se voi ve lo ricordate. Non so se stiamo acquistando un fuoriclasse, ma noi intanto ce lo andiamo a prendere. Al posto di chi? Al posto di Njorg, signori. Njorg ci saluta. Chi è più scarso dei due? Sulla carta sembrerebbe Njorg. Njorg, anche tu, tornatene da dove sei venuto, è stato un piacere conoscerti, tanti saluti anche a te e alla tua famiglia, signori. Abbiamo fatto due acquisti importantissimi. Andiamo a dare un attimino i numeri di maglia. Allora, io non ricordo, allora, Cafu, gli direi di dargli il 2, aveva il 2 Cafu? Penso di sì, non mi ricordo. E poi quel Stojkovic, gli diamo il 10? 10 di Miranda? No, 10 di Miranda non si tocca, gli diamo il 30. Che tanto non ce l'ha nessuno, così bello, cazzuto. E andiamo in campo, signori. Sarà un delirio fare la formazione, però ci proveremo. Non perdiamo molto tempo, ci siamo un attimino mossi. Procede per questo incontro, sì. Siamo un attimino mossi sul mercato e quindi ora capiamo un attimino di che morte morire. Speriamo di non fare brutte figure e proviamoci. In posizione di formazione, mi avete anche suggerito di giocare con due trequartisti, ma non mi fido, signori, questa non riconosce ma un cacchio. Va bene, con due trequartisti tipo giocare così, ma non mi fido, preferisco avere due uomini davanti alla difesa e uno dietro le punte. Andiamo a modificare un attimino, io questo lo potrei tagliare, ma preferisco farlo sempre
metterlo nel video così vedete ancora una volta tutte le varie situazioni che facciamo. Allora, intanto sulla destra esce Yorga ed entra Cafu, signori, il nostro pendolino Cafu. Bavangida lo andiamo a mettere al posto di Miranda. Ok, Miranda cambia per Henry, quindi abbiamo Bavangida da questa parte, Castello esce per Espimas, poi abbiamo Cellini che esce per Vorlander, poi entra Totti per Ximenes, sì, ok, sto facendo una confusione terribile, e Castello esce per Stojkovic. Signori, questa è la formazione della nuova Roma, è questa. Riusciremo a portarci a casa qualcosa? Non lo so, abbiamo cambiato praticamente tutto il centrocampo e la fascia destra, oltre a Henry che già è titolare. Detto questo, signori, ci proviamo. Copia formazione, vediamo se io riesco a... Dati salvati, 1. Roma utente. Sei sicuro di voler copiare questi dati? Sì. Così vediamo se la prossima volta evitiamo di dover fare ogni volta la formazione che mi sta a rompere le scatole. Sistema di formazione. Boh, non lo so, scendiamo in campo contro il Marsiglia, signori. Attenzione, partita in casa, siamo all'Olimpico, giochiamo contro il Marsiglia. Ci possiamo riuscire, signori. Secondo me è una squadra a livello del Leverkusen, come nello scorso video, quindi secondo me possiamo fare bene. Stojkovic, vedi un attimino Cafu, il pendolino, cerca subito Bamba. Bamba, Bamba, Bamba. Bamba per Henry. Henry, 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 Henry. Henry per Stojkovic. Stojkovic, Stojkovic, mannaggia, oh, dagliela, levagliela. Allora, siamo partiti bene, siamo partiti bene. Siamo partiti bene. C'è subito stata una buona fase di dialogo. No, che brutto fallo. Numero 11, che cazzo era il numero 11? No, lo so, l'importante è che non è stato ammonito. Dobbiamo, prossimo acquisto, signori, non so con quanti crediti siamo rimasti, ma prossimo acquisto di questa Roma deve essere un difensore centrale. Totti recupera un gran pallone. Totti, 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 decide di partire su quella fascia. Totti, 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 Totti. Bavangida, Bavangida, buono il passaggio in profondità. È partito il Bamba, è partito il Bamba, signore. È partito il Bamba, è partito il Bamba. 1-0, assist di Bavangida e gol di Henry. Dialogano bene, dialogano bene. Henry, primo gol in Serie A. Bello così, Bavangida entra in area, cerca il pallone filtrante e trova Henry. Roma 1, Marsiglia 0. Stojkovic ancora non si è visto. Stojkovic ancora non ha strusciato a malapena un pallone. Però va bene, però va bene. Ora, un'altra cosa, io ho abbandonato l'idea di comprare. Attenzione, Stojkovic. No, che cazzo, l'ho fatto, ho sbagliato tasto. Volevo fare. Bello però, bello. No, Bavangida mio. Sbagliato tasto, volevo fare la triangolazione, non mi è riuscita. Perché secondo me questo le triangolazioni le sa fa. Questo secondo me le triangolazioni le sa fa di brutto. Allora, io ho abbandonato l'idea di comprare Roberto Carlos, perché mi avete detto che poi avremmo. Attenzione, Stojkovic, è partito lui, Stojkovic, che si inventa Stojkovic, 1-2, 1-2, bordata di Stojkovic, bello signore, 1-2 con Henry, ha funzionato, ah mannaggia, Totti, 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 Totti per Cafu, Cafu, Cafu per Stojkovic, che controllo palla che c'ha sto Stojkovic, che poi cerca il tiro, quasi autogol del Marsiglia. Bavangida la batte lui per Totti che riesce a girarsi. Totti, 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 Totti. Non ci pensa troppo. La tira subito al 17esimo. Azione anche per Totti. Gira questa Roma, signori. Io però non finisco mai i discorsi che inizio. No, mannaggia. Era troppo, troppo, troppo complicato. Era quello che volevo fare. Non finisco mai i discorsi che inizio. Ovvero, ho abbandonato l'idea di comprare Totti. Gran recupero di palla di Totti. Franceschino, no, Franceschino. Mi piace Franceschino lì davanti alla difesa. Sapete, riesce a dare quello spunto, quella tranquillità tattica. Vorlangen, che è il capitano, è diventato il capitano inamovibile di questa squadra. Non perdere sto pallone, Vorlangen. Bravissimo, ha cercato Espimas. E vi stava a dire, no. Vi stava a dire che ho abbandonato. Io inizio i discorsi e non li finisco mai. E ho abbandonato l'idea di comprare un Roberto Carlos perché appunto avremmo un attimino squilibrato Cafu. Che cazzo la ci fai di Cafu?
Che cerca subito Babangida, che cerca Harry, 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 Harry. Ma porca miseria. Harry mio, però non ti puoi far superare dal pallone. Per non squilibrare troppo il campionato. E Shivanov, grandissimo. Però il prossimo acquisto, secondo me, dovrebbe essere o un difensore centrale. Mi piacerebbe molto Thuram, sono sincero. Anche perché il Parma comunque è in Serie B, signori. Il Parma comunque in Serie B, grandissima triangolazione fra Cafu e Babangida. Cafu, 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 Cafu! Roma 2, Marsiglia 0 e Spimas. Bello così, signori. Bello così. Duetto bellissimo fra Babangida e Cafu. Poi Cafu la mette al centro e Spimas si stava addormentando. Spimas si stava addormentando. Roma 2, Marsiglia 0. Quindi mi servirebbe un difensore centrale. Mi piacerebbe Thuram, in quanto il Parma comunque è in Serie B, signori. Quindi andremo a indebolire una squadra che però non è nel nostro girone di campionato. Quindi, secondo me, Thuram messo lì al centro potrebbe essere un buon investimento. Mannaggia, era una triangolazione che non ha funzionato. Harry, Harry, Harry. Non ho intenzione. Harry! Grandissimo recupero palla di Harry! Harry, Harry, Harry! Mannaggia! Si è mosso troppo poco. Valery, sinceramente, lo vorrei confermare. Perché per ora sta giocando veramente bene, Valery, signori. Si è svegliato su quella fascia. Forse, oltre a un difensore centrale, dovremmo anche intervenire sulla fascia sinistra. Sulla fascia. Totti, 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 Totti. No, Totti! Temporeggiato troppo. Bravo Forlan. No, che cazzarola però. No, 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 mamma mia. Quindi, boh, non lo so, voi datemi altri suggerimenti che io vi leggo sempre, signori, leggo sempre tutti quanti i commenti. Quindi voi scrivete, 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 mi raccomando. Totti, Stojkovic. No, Stojkavic. Stojkavic, Stojkavic, cerca l'1-2, ma... Oh, attenzione, Stojkavic! Peccato, attenzione, attenzione, mannaggia! Ha cercato prima Espimas, che non mi è riuscito il passaggio, poi ha cercato con Harry di andare... Oh, grandissima la velocità di Babangida, che però si porta a sta cazzata di palla, perché non si riesce a fermare in tempo Babangida? Io non lo capisco. Perché Babangida non riesce a fermarsi in tempo? È troppo veloce, troppo veloce. Me la continua a dare Babangida? Io forse interverrei su quell'altra fascia. Su quell'altra fascia. Su quell'altra fascia. Qualcuno al posto di Espimas. Che attenzione, ho già anche segnato. Quindi niente, niente da dire. Però a lungo andare. Oggi, per esempio, non voglio cambiare le fasce. Lasciamo Babangida da quel lato ed Espimas lo teniamo di qua. Vediamo che succede. Vediamo che succede. Vediamo che succede. Cafu, 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 Cafu. Grandissimo Ivanov. Grandissimo Ivanov. Dai, gioca, gioca, gioca la Ivanov. Gioca la Ivanov. Dai, così. Djuric. Cafu, Cafu, Cafu. Per Totti. No! Totti mio, cazzarola fai? Perso un pallone sanguinoso. Sanguinosissimo, mamma mia. 2-1 del Marsiglia con Luxin. Pallone perso da Totti, proprio. Che boh, non lo so. Espimas, Valeri, calma, 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 calma. Valeri non fa cratate. Ti stai giocando la riconferma, Valeri. Stajkovic, bravissimo. Dušić, Cafu, gioco di squadra. Babangida, Babangida è ripartito. Babangida, Baba, il Bamba fa fuori tutta la difesa. Babangida, Babangida, mannaggia, mi si è mossa la levetta. Non doveva andare, no. No! Che cazzarola vuol dire? No! Ivanov, meno male! Cioè, la difesa non c'era. Non c'eravamo con la difesa, signori. Completamente scoperti. Valeri, 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 Valeri. Che ti stai giocando la riconferma, te lo ricordo. Espimas. Ma c'avevi Stojkovic lì? C'avevi Stojkovic lì? Valeri, bravo Valeri. Bravo Valeri, bravo Valeri. Ribadisco un altro discorso detto nello scorso video. Noi massimo 2 stagioni, signori. Poi se vorrete una terza me lo direte nei commenti, ma intanto facciamo massimo 2 stagioni per arrivare al titolo. Dai, cazzarola che è nostra!
Vabbè, dai, però se gli regaliamo sti palloni, cazzo, non è una miseria. Oh, bravo Cafu. Bravo Cafu, un intervento prodigioso. Buttala via Totti, che siamo in una zona troppo rischiosa. Vabbè, non ti preoccupare. Non ti preoccupare, l'hanno riconquistata loro, però non è servito per uscire grandissimo. Stojkovic, 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 Stojkovic. Lo fanno giocare Stojkovic, è partito. È partito Stojkovic, che ricordiamo, non è velocissimo. Non è velocissimo, però fa una cagata terribile. Espimas. Ma parti pure tu, porca miseria. Che cazzo li cammini a fianco? Vorlangen, Espimas, Espimas, Espimas per Stojkovic, 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 Stojkovic. Cerca il movimento. Stojkovic, Stojkovic. Al limite, ha cercato l'angolino. Bravo Stojkovic. Nello stretto è bravo Stojkovic. Potevamo cercare l'1-2 con Henry, non ci ho pensato. Forse cercavamo l'1-2 con Henry, saremmo entrati in porta praticamente. Mannaggia. Oh, grandissimo Cafu, mannaggia, di poco, di poco, di poco, di poco, di poco. Sostituzione per il Marsiglia. A noi frega poco, la palla esce. Non è... No, vabbè, dai, non può non essere uscita questa palla, cazzarola. Meno male che Ivanov c'è. Quella palla era uscita comunque, io non voglio dire, ma quella palla era uscita. Stromer, 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 Valeri, 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 Espimas, 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 Espimas. Harry, 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 Harry. Dai, però, che cazzarola. Abbiamo pochissimo controllo palla. Oh, per un momento. Dušić, Dušić, Vorlangen, 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 Vorlangen. Completamente chiuso. Cerca Espimas che torna indietro. Cerca Stojkovic, 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 Stojkovic. Guardate come lo marcano strettissimo. Stojkovic che trova Cafu, che trova Cafu, che trova Babangida. Attenzione, Babangida, 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 Babangida. Entra in area, Babangida, Babangida. Attenzione. Non so come sei arrivato, signori, non so come sei arrivato, ma gol di Thierry Henry 3-1 della Roma, confusione più totale. Però ce la prendiamo, ce la prendiamo. Aspettate, Babangida, rimpallo, la palla la stoppa Henry che tira subito e buca il portiere. Roma 3, Marsiglia 0. Bella così, bella così. Buono così, tre gol importanti, tre gol importanti. Sì, io non so di preciso se concentrarmi su un difensore centrale come prossimo acquisto o se puntare sull'esterno. O se puntare sull'esterno da sostituire a Espimas. Attenzione, Stojkovic, grandissimo recupero di palla di Stojkovic. Che vedanna, già ho visto Babangida, ha fatto una cacata terribile Stojkovic in questo caso. C'era Babangida solo liberissimo che se ne poteva andare nelle praterie più totali. Tanto una cosa importante da segnalare, signori. Forse è la prima partita in cui non segna Babangida. Stojkovic, 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 Stojkovic è partito. Stojkovic è partito. Stojkovic è partito. 1-2. Mannaggia. Provato a fare la triangolazione, non mi è riuscita. Grandissimo Espimas che sente l'odore di bocciatura e quindi ce la sta mettendo tutta. Dušić, Cafu, 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 Cafu. Ne chiama due su di due, prova Babangida, mannaggia, mi è scivolato il dito. Mi è scivolato il dito, signori, vaffan bagno. Mi è scivolato il dito sul cambio di passo di Babangida. No, mannaggia. Sì, partita da scrivere negli annali perché la prima partita Cafu, grandissimo il controllo di palla di Cafu, che però grande come trova Babangida Cafu. Come trova Babangida Cafu, che trova Stojkovic. Stojkovic si fa trovare benissimo, che trova Ri, che trova Vorlangen, che trova Espimas. Che trova nessuno. Non ha trovato più nessuno. Vorlangen però recupera un gran pallone. Che trova Henry. Che trova Babangida. Che si gira. Che si crea lo spazio. Babangida. Babangida entra in area. Ci prova dal nulla. Io se tocca la. No, mannaggia. Toccato sulla bandierina e è tornata indietro. Ma non siamo riusciti a tenere in campo sto pallone. Finisce, signori. La Roma batte il Marsiglia 2, 3 a 1. 3-1, bella prestazione per la seconda in campionato della Roma, seconda vittoria consecutiva. Arriveranno sicuramente le sconfitte, signori. Non lo metto in dubbio. Babangida per Henry, Cafu per Espimas e Henry ancora. Doppietta di Henry. Che devo dirvi? Arriveranno le sconfitte, lo so io, lo sapete voi. Però intanto ci vediamo queste vittorie che sono importanti, signori. Andiamo a fare 18, 10 punti, quindi 15 punticini. Siamo ripartiti da zero, però comunque abbiamo comprato due giocatori importanti, 15 punti che per il momento non ci facciamo nulla. Detto questo, siamo secondi in campionato con 6 punti a pari punti con il Bayern di Monaco. Porca miseria, il Dortmund che è salito con noi a 0 punti insieme a Torino.
E Leverkusen. Bene così. Detto questo, signori, io vi ringrazio per aver dato questo video, vi ringrazio per i commenti, per la gente più supporto. Noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo appuntamento. Bella raga. Ciao!